passaggio tecnico. Ci sono dei passaggi molto belli, Piccolo testo. anche tecnici, tipo qua, ci si deve abbassare. E prima c'è stato un tratto di sentiero con dei sassi molto grossi che era da superare, però vedo che ci sono persone di tutte le età che lo fanno, per cui credo che sia una cosa assolutamente fattibile. Comunque il panorama è sempre meraviglioso, ma la cosa più bella è che è un sentiero che continua a cambiare, non è mai uguale. È molto ben attrezzato, si vede che è una cosa che viene c'è molta manutenzione, perché chiaramente credo sia uno dei sentieri più famosi d'Italia, il sentiero delle Cinque Terre. È uno di quei percorsi che i turisti quando vengono alle Cinque Terre non possono non fare. Infatti abbiamo trovato moltissimi escursionisti, però ripeto anche persone molto in là con gli anni, e tanti con le scarpe da ginnastica, tipo proprio una roba a cittadini, però molto bello insomma. In lontananza Monte Rosso, dove eravamo prima. Praticamente noi siamo partiti dietro questa montagna, abbiamo girato intorno, siamo venuti giù di qua, siamo arrivati a Monte Rosso che è qua, poi abbiamo girato sopra questa montagna qua e adesso siamo arrivati. Fra poco dovremo arrivare a Vernazza. Dovrebbero mancare circa 2 km. Comunque c'è una veduta qua che è a dir poco spettacolare, anche perché siamo molto alti di quota. Il mare sarà in 300-400 metri sotto di noi. Eccolo lì, stupendo. La presenza di cactus di tutti i tipi è particolarmente frequente. No, fai fai. Grazie. Ultima. Eccoci a Vernazza, siamo arrivati. E adesso scendiamo in un vicolo che ci porterà nella spiaggia, quella famosa, dove c'è il porticciolo e la gente fa il bagno. Il sentiero è finito, adesso siamo arrivati a destinazione. Zona frequenza cardiaca 2.2. Ecco Luigi Lunari alla fine del giro che si sta rilassando. Fra poco arriveranno due birre medie. E devo dire che il giro di oggi è stato molto, molto bello,
ma discretamente impegnativo. Vedremo quello di domani come sarà. Ciao ciao. Ora entriamo nella chiesa di Vernazza. Che è praticamente proprio di fronte al mare. È bella perché è tutta in sasso, è molto diversa dalle chiese che solitamente si visitano. È tutta in sasso, guardate che bel crocifisso che c'è qua. Bellissima questa struttura. Il tetto è fatto in legno. Hanno già scritto tutto, bene. Esce, no! No! Se stai sulla mano! Questa qui è la stazione di Vernazza, dove adesso montiamo sul treno per tornare a Levanto, dove ceneremo. Oggi è il terzo giorno, siamo partiti da Levanto, abbiamo fatto colazione e ci dirigiamo. Adesso siamo a Vernazza. Da Vernazza, che abbiamo raggiunto con il treno, adesso abbiamo comprato il biglietto per fare la seconda parte dei sentieri, perché qui i sentieri sono a pagamento. Ora ci dirigiamo verso, scusate il gioco di parole, ma insomma sono un po' stanco, andiamo verso l'attacco del sentiero per questa terza giornata di gita. Dopo pochissimi metri dalla partenza abbiamo fatto una scalinata veramente ripida che nel giro di 60-70 metri ci ha già fatto fare, non dico 100 metri di dislivello, ma quasi, insomma, si inizia bene qui. Staremo a vedere. Vernazza dall'alto. In questa seconda tappa del nostro percorso, quindi la seconda parte del sentiero, quello che da Vernazza va verso,
verso oriente. E rispetto alla prima tappa il sentiero è molto più in piano. C'è stato un momento abbastanza verticale all'inizio del sentiero, ma poi dopo il tutto si è sviluppato su un sentiero con dei sali scendi molto gradevoli e è tutto affacciato al mare, perché questo è il panorama che si vede. Molto bello, veramente molto bello. Oggi la giornata è un po' più velata e un po' più afosa. Siamo credo intorno ai 25 gradi. L'idea è quella di fare due tappe e di rientrare poi alla fine del percorso non con il treno come abbiamo fatto ieri, ma utilizzando un battello, per cui dovrebbe saltare fuori anche una gita che ci fa vedere tutta la costa, insomma, se riusciamo a trovare l'orario che combina. In molti punti del sentiero ci sono questi cartelli con dei punti di chiamata per l'emergenza eventuale. Dopo un primo tratto pianeggiante che ci sembrava più facile della tappa di ieri, ci si trova spesso ora davanti a delle scalinate di questo tipo, che sono praticamente, non dico verticali, ma quasi. Si trovano poi negozietti in posti incredibili durante il percorso. Questo è un locale che si trova a metà del cammino. Molto bello, sì. Devo dire che il posto è molto bello e questo credo sia un bed and breakfast, forse. Guardate questo bed and breakfast dove si trova. Praticamente qua fai la colazione, poi c'è il terrazzo e c'è un panorama che è una cosa. Quello è il paese dove faremo la prima tappa, che è Corniglia. Ora si inizia con la discesa, ci sono dei tratti anche molto esposti. Qua si apre, sopra c'è una strada statale credo dove passano le auto, poi qua si apre la valle e lì c'è Corniglia con il mare sotto, cioè un posto pazzesco. C'è una vegetazione molto particolare qua, questi fusti molto alti senza nessuna foglia o ago, e poi dopo su in cima si apre la pianta, bello proprio. Dunque, questa è la montagna che noi abbiamo fatto adesso e il sentiero parte qua e viene giù di qua. È il sentiero che abbiamo appena fatto in questo momento. Poi arriva qua dove siamo e prosegue in direzione di Corniglia. Abbiamo appena incontrato una famiglia con due bambine che avranno avuto presumibilmente tra i 7 e gli 8 anni, che facevano il sentiero senza particolari problemi, e diciamo che è meno tecnico di quello di ieri, nel senso che è più tenuto, più curato, nel senso più che curato, no? Che quello di ieri non lo fosse, però questo, ci sono tanti tratti dove hanno fatto dei passaggi, hanno fatto degli scalini con i sassi. Quello di ieri era un po' più selvaggio, tant'è che era il sentiero di una parte iniziale del tour, quindi forse oggi è un sentiero più accessibile, però rispetto a ieri con delle rampe a volte più impegnative, quindi assolutamente da
da considerare fra 2 o 3 anni anche con i bambini. Credo sia assolutamente fattibile, se non altro un pezzo, ecco, farlo tutto diventa forse proibitivo, ma anche perché comunque parliamo di una decina di chilometri di itinerario. Questo è il panorama che si vede da qua, signori, tanto di cappello. E prima, dove vi avevo fatto vedere quel locale che vi avevo detto guardate qua cosa si trova durante il sentiero, è il locale che si trova esattamente lì, cioè è pazzesco, e è il punto più alto di questo sentiero. Ecco Cornelia. Qui siamo su un tratto di sentiero con delle ciotole di pietra molto grandi e siamo affiancati da un bellissimo ulivetto. Adesso siamo sulla piana e in teoria fra un po' dovremo arrivare a Corniglia, che io continuo a chiamare Cornelia, ma in realtà è Corniglia, così lo dico per a scanso di equivoci. Sono tanti tratti diversi in questo sentiero, la cosa proprio bella è la sua diversità, perché hai spazi aperti, chiusi, muri, scale ripide, discese tecniche. Devo dire che hanno fatto un gran lavoro nella manutenzione. È vero che il sentiero è a pagamento, però è anche vero che insomma per tenerlo come si deve credo abbiano dei costi non indifferenti. Questi sono dei trenini a cremagliera che vengono utilizzati e funzionano, li ho visti usare ieri. Vengono utilizzati per trasportare quello che coltivano qua in questi territori, che sono tutti terrazzati. Francamente ci saranno un po' di alberi, ci saranno limoni immagino, perché non vedo altri alberi da frutto, non ci sono viti, sono limoni. Questa qua invece è Corniglia, dove siamo arrivati dopo una bella passeggiata. Queste sono zone famose per i limoni, me l'ha detto uno che ho trovato qua in passeggiata. Allora, il dottor Luigi Lunari si chiedeva da chi avevo avuto l'informazione che erano delle zone famose per i limoni. Luigi Lunari può fare una sua interpretazione? Ma io non l'ho mai sentito. Non l'hai mai sentito? Mai sentito. Capisco. Siamo a Corniglia e ci siamo lasciati andare con una buonissima limonata.
Ora partiamo da Corniglia e il sentiero, ci hanno detto, durerà circa 2 ore e qualcosa e è molto impegnativo perché dovremo fare una gradinata di oltre 300 scalini.